Benvenuti alla Fiera delle Parole, il festival letterario organizzato dall'Associazione Cuori di Carta in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Padova. Adesso vi presentiamo il reading di Michele Serra, tratto dal suo libro Gli Sdraiati. Lo accompagnerà con il violoncello Paolo Andriotti. Grazie per essere qui e buon incontro. Al violoncello il maestro Paolo Andriotti, al libro io. Succederà una cosa molto semplice che ha il pregio fondamentale di essere breve, di solito dura meno di un'ora. Leggerò la parte del mio libro che riguarda la storia di una passeggiata. È un padre goffamente tenta di convincere un figlio 18-20enne ad accompagnarlo in cima a un monte, le tenta tutte e alla fine il figlio ci va. E vorrei, mi permetto di dedicare al mio grande amico Carlo Mazzacurati, che era qui di Padova, questo nostro incontro. Grazie. Dovresti venire con me al Colle della Nasca. Tu non hai idea di come ti piacerebbe. Tu non hai idea di quanto ti farebbe bene. Sono 6 ore di cammino, non troppe, non poche. Si dorme nel piccolo albergo sul torrente, ci si sveglia alle 5, si beve il caffè, si prepara lo zaino. Si sale, si sale, si sale lungo il sentiero che rimonta il bosco di Larici.
La prima luce del giorno fatica a filtrare tra i rami fitti e basta appena per vedere dove si mettono i piedi. Si suda e si tace. Il fiato si impenna, si fa irregolare, poi piano piano ritrova misura. Si arriva al lago, ci si ferma a fare colazione al primo sole del mattino. Poi ancora si sale, si sale, si sale sopra i 2000, nella pietraia interminabile, tra le marmotte che fischiano e scappano. Ancora si suda e si tace, si arriva in cresta, se ne segue il dorso che è un rosario di saliscendi, davanti alla vetta del Corno Basso si devia sulla destra. Si deve rimanere alti sul vallone, facendo bene attenzione a non perdere quota. Si guadagna sudando e tacendo il versante opposto del monte. Si imbocca una seconda cresta che sale fino a una stretta forca tra due cime aguzze di ardesia. Quello è il Colle della Nasca, 2700 metri. Ci sono solo ardesia e cielo. È il posto più bello del mondo. La prima volta che ci sono salito avevo 11 anni, mi ci ha portato mio padre. Quando ti vedo così pallido, penso che ti farebbe molto bene venire con me al Colle della Nasca. So che non ti piace camminare, ma guarda che è solo un pregiudizio. Camminare è una guarigione, è un'esperienza di salvezza. Mi devi credere. Se non vieni con me al Colle della Nasca, non fai un dispetto a me, lo fai a te stesso. Dai, vieni con me al Colle della Nasca. Partiamo venerdì mattina, così sabato sera sei di nuovo a casa per uscire con i tuoi amici. Te lo chiedo per piacere, non farlo per me, fallo per te. Se vieni con me al Colle della Nasca, ti pago. Un tanto al chilometro, un tanto per ogni ora di cammino. Ci mettiamo d'accordo, non è quello il problema. Quanti soldi vorresti, euro più, euro meno, per venire con me al Colle della Nasca? Contanti, un assegno, un bonifico? È stata finalmente decifrata l'antichissima stele di Hutta, rinvenuta tra le pietre e i licheni della remotissima valle di Ho. Risale a 7000 anni fa. Contiene una profezia, dice testualmente: tra 7000 anni l'umanità sarà dannata e rischierà di scomparire tutta intera, uomini, donne, bambini, a meno che un giovane eroe e il suo vecchio padre salgano insieme sul Colle della Nasca. Di la verità, tu muori dalla voglia di venire con me al Colle della Nasca, ma pur di non darmi questa soddisfazione ti ostini a fingere di non averne alcuna voglia. Se non vieni con me al Colle della Nasca, sento che potrei morire di crepacuore.
Se non vieni con me al Colle della Nasca, io ti rompo la schiena a bastonate. Ti ho preso un appuntamento dal famoso ipnotizzatore Tariq Agajanian. Credo che sotto ipnosi tu potresti agevolmente salire insieme a me sul Colle della Nasca. E poi un giorno ci sei venuto al Colle della Nasca. Non ho capito bene per quale congiuntura, se per esasperazione o per pietà o per puro caso, perché non avevi nient'altro da fare, perché ti sei distratto un attimo, perché avevi perso una scommessa con i tuoi amici e la penitenza era: devi fare la cosa che ti fa più schifo al mondo. Certo non per corrispondere a una delle mie innumerevoli e fallimentari forme di pressione, minaccia, ricatto. Ma alla fine ci sei salito. E ci sei salito insieme a me, quando non ci contavo più. E i miei sforzi per trascinarti su quel mio pietroso zenith parevano il prontuario completo dell'impotenza seduttiva e dell'insipienza educativa. Seducere e educare. Si tratta poi sempre di prendere per le orecchie uno, meglio se solo metaforicamente, e costringerlo a muoversi, e costringerlo a starti ad ascoltare. Ma anche duce allo stesso etimo, anche conducator, finiti meritatamente tutti e due i conducenti davanti al plotone di esecuzione. Me la ripeto sempre, questa cosa del duce e del conducator, quando necessito di una pausa di indulgenza rispetto al giudizio sulla mia pallida guida, caro il mio non condotto, non educato, non sedotto. Magari non è sempre così dannoso voler portare nessuno da nessuna parte, oppure anche volendolo non riuscirci proprio. Magari il non condotto, pensa a cose fatte e a esequie avvenute, non mi ha insegnato niente quel mollaccione, non mi ha portato da nessuna parte, ma almeno mi ha lasciato vivere. Io poi, in fondo, quanto a portarti, avevo ambizioni molto limitate.
Volevo solo portarti in un posto preciso, solamente quello, il Colle della Nasca, e poi lasciarti in pace per sempre, sentendomi per sempre in pace anche io. Almeno formalmente non avevo nei tuoi confronti altre mire altrettanto esplicite. Ero da quelle parti già da un paio di giorni. Mi hai telefonato, mi hai detto che saresti arrivato. E stranamente, non con drappelli di amici o con una ragazza, insomma in una di quelle composite formazioni che hanno il vantaggio di creare folla evitando la fatica del tu per tu. Eri solo, dunque proprio tu e proprio io. Mi hai detto, adesso che sono qui portami dunque in questo cazzo di posto di cui parli sempre. Così vediamo, mi hai detto, che cosa c'è di così speciale. Ti ho detto che non avevi vestiti adatti, mi hai detto che erano adattissimi, avevi sneakers gommose di consistenza semimolle e in avanzato stato di decomposizione, ideali per massacrarsi i piedi sui sassi aguzzi, brache a cavallo basso destinate al collasso dopo pochi passi, impossibile percorrere più di una ventina di metri senza slogarsi le anche nello sforzo di avanzare a gambe divaricate per sostenere le brache stesse. T-shirt bianca molto lisa con grosso buco di sigaretta sulla spalla destra, felpa di una qualche band di criminali tossicodipendenti mai sentita nominare, un paio di piercing e nient'altro. Ti ho detto che da una tesi io e da un'antitesi tu deve necessariamente scaturire una sintesi e che la sintesi poteva essere un'ispezione del mio armadio per vedere se trovavi qualcosa da metterti. Mi hai detto che dicevo cazzate. Ti ho detto che la vera cazzata è dire a un padre che dice cazzate, specie se non le sta dicendo. Mi hai chiesto se volevo litigare. Ti ho risposto che non stavo per niente litigando. Stavamo solamente, come sempre, dandoci un contegno, tu il tuo, io il mio. Siamo partiti, secondo precetto, poco dopo le 5 di mattina. Essendo più o meno l'ora in cui di solito vai a dormire, non ti è pesato. Hai passato la notte fumando, scrivendo sms, girovagando nel web, forse dormendo un paio d'ore sul divano, avvoltolato in un plaid. Il giorno prima, peraltro, ti eri svegliato alle 3 del pomeriggio, nella tua solita perfetta sintonia con il fuso orario di Anchorage. Io l'ho passata quella breve notte in un tenebroso dormiveglia, tra presagi di disgrazia in alta quota, colpi di tosse, confusi propositi di una paternità redenta e soprattutto redentrice. Ripassavo mentalmente il percorso temendo di non ritrovare la deviazione sotto la vetta del Corno Basso. Non la facevo da almeno 20 anni, quella passeggiata, da prima che tu nascessi. E nella vaghezza allarmante dei pensieri notturni, quel percorso, un tempo così familiare e fatto in giovinezza decine di volte, mi pareva confuso, forse più impervio di quanto ricordassi, forse molto più lungo, forse assai meno suggestivo, specie nella scarpinata iniziale dentro il bosco di larici, umido e interminabile. Confidavo invece nell'impatto estetico con la parte finale, ma la vedevo in abbacinante contrasto con la coltre delle mie palpebre chiuse, pericolosamente esposta al vento, al freddo e al vuoto, e noi due inermi, io forse imprudente a portarti là in cima, anzi sicuramente incosciente, un pazzo, un padre sbruffone e prepotente che espone il figlio a un'avventura agghiacciante. Chissà quanti ne sono morti in montagna di padri che simulavano prestanza per sedurre il figlio, vecchi coglioni in cattedra come me, e di figli che gli sono andati dietro per non deludere il padre. Sai che affare, non deludere il padre. Con quelle scarpe di merda, poi, ma perché usi solo quelle scarpe di merda? Hai mai fatto caso a quante scarpe di quante fogge, in quanti materiali diversi dispone il genere umano? Cerca su Google, digita scarpe e vedi un poco che favoloso catalogo viene fuori: stivali, mocassini, polacchine, scarpe inglesi, scarpe italiane, scarpe tecniche per ogni sport, babbucce cinesi, scarpette lucide da ballerino di tango, galosce da pescatore, calzari di foca da eschimese, anfibi da soldato, ciabatte arabe, stivali sadomaso, calzari medievali, di maglia di ferro. Esistono scarpe morbide, dure, pesanti, leggere, a punta, bombate, imbottite, scamosciate, con la suola di para, di corda, di cuoio, di plastica, di budello, di bufalo, di moplen,
scarpe da festa e scarpe da lavoro, scarpe con le borchie, la fibbia, i lacci e scarpe senza le borchie, senza la fibbia, senza i lacci. Ci sono perfino quelle con il ricciolo in punta e un campanellino d'oro appeso. Sai, le scarpe dei giullari. E perfino, lo so, è incredibile, perfino le scarpe da montagna, che si chiamano così perché servono per camminare in montagna. Sono impermeabili, con la sola robusta e bene aderente al terreno. Perché dunque vuoi salire a 2700 metri con le stesse ciabattone deformi che usi anche al mare, in città, nella neve, nel fango, sul selciato, sotto zero e con l'afa che fa bollire l'asfalto? E più immaginavo la luce e il vento incombere di lì a poche ore e presagivo la stanchezza, il freddo, la demoralizzazione e ti vedevo assiderato e con i piedi devastati dalle vesciche, più mi rannicchiavo nel letto, nella piccola stanza buia e raccoglievo braccia e gambe nel minore spazio possibile, come se quel rimpicciolimento fetale potesse rimandare il mattino, proteggermi da quella assurda passeggiata in un luogo che ricordavo male e sul quale, rifacendo un po' meglio i conti, sarò salito in fondo 5 o 6 volte al massimo. E come ogni maschio fanfarone, ne parlo sempre come della mia passeggiata. Pensa quanto vaniloquenti, quanto cialtroni possiamo essere noi maschi. Tutta la vita tua, che ti parlo della mia passeggiata, ti avessi mai chiesto una volta se ne conosci una tu di passeggiata? E perché non mi ci porti mai? Sì, lo so che la tua passeggiata favorita quasi certamente non supera i 300 metri e come percorrerne di più, del resto, con quelle scarpe di merda e con quelle brache. So anche che con ogni probabilità si tratta dell'attraversamento di un parcheggio e di una rotonda tra il tuo chiosco favorito e la casa del tuo amico Pinco o Bingo, non mi ricordo bene il nome, anche lui con le stesse scarpe di merda. Ma almeno, decidendo di fare insieme la tua e non la mia di passeggiata, non saremmo stati alla vigilia di una disgrazia alpinistica degna di un titolo a 3 o 4 colonne sulla prima pagina di Nice Matin. Perché spingerti a tutti i costi nel mondo insicuro? Perché costringere anche te alle mie stesse prove, in fin dei conti risapute, banalissime, ripetute per centinaia di generazioni con la monotonia della scimmia, sempre la stessa roba, la paura di non farcela, di precipitare, di sfigurare, di non essere all'altezza, la sopravvalutazione delle proprie forze, la sottovalutazione della inesausta ferocia del mondo? Perché ti ho rotto l'anima così implacabilmente negli ultimi 10 anni? Per trascinarti su un mucchio di sassi stupidamente mitizzato dal bambino che fui, certamente ingannato a mia volta da un adulto invadente, così come oggi pretendo di fare con te. Il colle della Nasca, nelle ultime folate di sogno o di semisogno, mi appariva come una forca arditissima ad altezza siderale, battuta dalla grandine e frustata dal fulmine, dalla quale ridiscendere, se mai ne fossimo ridiscesi, era il solo beneficio apprezzabile, perdere quota e tornare al sicuro sotto un tetto, nelle piccole stanze, dove misurare lo spazio e il tempo è certamente possibile. Non lo fanno forse da sempre le donne, che non hanno nessunissimo bisogno per esistere di fare il cretino all'aperto? Poi l'aurora cominciò a filtrare dagli scuri, la notte a svanire come tutte le notti, e ogni cosa a riassumere in pochi minuti, grazie al passo maestoso della rotazione terrestre, i suoi veri contorni illuminati e ragionevoli.
trovai che fumavi sul balcone. Eri vestito come sei vestito tu. Ottenni solo di infilarti nello zainetto con il tuo muto permesso una mia t-shirt pulita, calzettoni pesanti e un kiwi nel caso piovesse. Avevi gli auricolari, come è ovvio. Ti avevo regalato il nuovo iPod la settimana prima per il tuo 19° compleanno. Avrei voluto, dovuto, potuto, faccio sempre più fatica a discernere tra questi tre verbi. Avrei voluto, dovuto, potuto dirti che in montagna si ascolta solo la voce della natura e ogni altro suono è superfluo e disturbante. Ma la bolsa retorica di quel concetto mi dissuase, rimasi zitto e ti evitai la fatica di dovermi rispondere, dopo esserti tolto un auricolare per capire quello che ti stavo dicendo, le orecchie sono le mie. Forse l'eccezionalità della giornata meritava che evitassimo le ripetizioni, sia tu che io, come se fossimo, provassimo a essere almeno una volta, almeno questa volta, io un po' meno io e tu un po' meno tu. L'alba era fresca, il cielo conteso tra le ultime stelle e la luce dell'aurora. La giornata prometteva di essere radiosa. Caricato lo zaino in spalla, scendemmo in strada. Tu mi sembravi pallido e assente, come al solito, e spavaldamente impenetrabile da quello che ti circondava quel mattino, così come da quello che ti circonda sempre. Come se andare in cima a un monte, o all'allenamento di basket, o a scuola, o a una visita medica, o in un centro commerciale fosse la stessa cosa e non potesse tangerti. Oppure potesse farlo, sì, ma solo nel tuo profondo, senza che l'apparenza, le parole, l'espressione del volto rischiasse di rendere tutto definito e tutto logoro. E un attimo prima, mentre ti guardavo bere il caffè su un balcone di montagna, tal quale lo avresti bevuto a casa tua in città o a Zanzibar o in un bar di Atlantide, aveva avuto come un'intuizione e un brivido di speranza che forse tu non sei, non siete abulici, cioè al di sotto del mondo, ma snob, cioè al di sopra. Degli snob di nuovo conio che hanno fatto di necessità virtù. Dopotutto siete arrivati in un mondo che ha già esaurito ogni esperienza, digerito ogni cibo, cantato ogni canzone, letto e scritto ogni libro, combattuto ogni guerra, compiuto ogni viaggio, arredato ogni casa, inventato e poi smontato ogni idea. E pretendere in questo mondo usato di sentirvi esclamare «che bello!», di vedervi proseguire entusiasti lungo strade già consumate da milioni di passi, questo no, questo non ce lo volete, potete, dovete concedere. Il poco che riuscite a rubare a un mondo già saccheggiato, ve lo tenete stretto. Non ce lo dite, questo mi piace, per paura che sia già piaciuto anche a noi e che vi venga rubato anche quello. Partendo ti sei accesa una sigaretta e mi hai detto, facendomi il verso, adesso si suda e si tace. Io facevo strada, tu mi seguivi muto, ascoltando in cuffia, immagino a un volume assurdo, non so quale geremiade di ghetti urbani assortiti. Pensai che tra il rap e i larici non potesse esserci rapporto alcuno, a meno di immaginare teppisti latinos e giovinastri neri di Denver, di Lione o di Napoli con il berretto al contrario e una lattina di birra in mano risalire in altre vite o in sogno o dopo essersi sniffato un copertone questo stesso bosco o un bosco come questo, anche loro sudando e tacendo. Non è scritto da nessuna parte, peraltro, che le montagne debbano essere l'eterno monopolio di signore e signori con i pantaloni al ginocchio e il bastone da passeggio, come nelle infinite fotografie vecchie e vecchissime accumulate alle pareti e nei cassetti di casa, zii, zie, nonni, avi ottocenteschi che nel loro bianco e nero daguerrotipico paiono sempre esenti dalla fatica, ritratti sull'erta mentre salutano elegantissimi in mezzo a una montagna che è solamente nitore, bellezza e nitore, la disciplinata montagna borghese che in fondo è ancora la stessa dove io pretendo di condurti. Che mi illudo possa ordinare i tuoi pensieri e il tuo discernimento in modo simile al mio. Chissà perché. Io sono un borghese di sinistra, da nessuna parte è scritto che anche tu debba diventare un borghese di sinistra.
Salivo trattenendo il passo. Temevo che il tuo pacchetto di sigarette al giorno ti avrebbe tagliato il fiato, che ti saresti stancato presto, stufato presto. E mi aspettavo di sentirti imprecare da un momento all'altro per un sasso che ti feriva un piede o per una storta alla caviglia o perché maledicevi l'idea di avermi seguito fin lassù. Non ti avevo mai visto camminare più di 10 minuti filati in qualcuno dei tuoi rari shopping al quale ero stato ammesso come finanziatore senza diritto di voto. Ma per il momento salivi e tacevi. Mano a mano che acceleravo il passo ti avvertivo alle mie spalle. Quando sbucammo al sole dopo un paio d'ore sopra la linea degli alberi e ci fermammo per levare le felpe e per bere al torrente, tu fumare, io guardarti fumare, non eri più sudato di me. Mangiammo qualcosa in silenzio, eri pallido, con le occhiaie da video bene impresse. Ti guardavi attorno senza un sorriso, non so se rassegnato o distratto. Il lago risplendeva nella luce del mattino, vivo e sonoro, per lo scroscio di un paio di rivi che cadevano dalla parete di roccia sul versante opposto. Saltava qualche trota, lasciando cerchi allargarsi nell'acqua. Avrei dato non so cosa per sapere se quella meraviglia ti coinvolgeva, ti toccava. Mi guardai bene dal chiedertelo. Ti ho chiesto però delle scarpe. Mi hai detto, vanno benissimo. Sono perfette le mie scarpe, sono molto meglio delle tue. La crisi ti è venuta dopo la ripartenza, mentre cominciava a fare caldo. Ti sei fermato dopo neanche un'ora di salita, a mezza strada tra il lago e la cresta, con le occhiaie scavate dalla fatica, il fiato grosso, l'umore cupo, dicendo che avevi male ai piedi e avevi camminato anche troppo. Ti ho detto che era un peccato tornare indietro, ma che l'avremmo fatto senz'altro perché è pericoloso camminare in montagna in cattive condizioni fisiche. Mi hai detto che tu non eri affatto in cattive condizioni fisiche. Ti ho detto che non avere allenamento, fumare un pacchetto di Camel al giorno e avere dormito solo un paio d'ore era l'equivalente perfetto di cattive condizioni fisiche. Hai tirato fuori dallo zaino un tuo berretto da rapper. Te lo sei messo con la visiera al contrario. Non ho potuto evitare di farti notare che la funzione della visiera e riparare gli occhi dal sole. Io invece mi riparo la nuca, mi hai detto, e poi hai ricominciato a salire e a tacere. Mi è parso un apprezzabile moto d'orgoglio, ma destinato a durare poco. Ci aspettavano ancora almeno 2 ore piene di salita sotto il sole, mentre il caldo cominciava a picchiare e la fatica si accumulava. Ti ho affiancato, ti ho visto guardare davanti ai tuoi piedi, camminare pallido, camminare annoiato, mi preparavo alla nuova sosta e al ritorno. Sei arrivato ansante, a passo lento fino al sentiero che aggira il Corno Basso e poi in fila la pietraia ripida che sale fino alla forca d'arrivo. Ti precedevo di poco, mi ero fermato un paio di volte ad aspettarti. Ero dispiaciuto per te, per la fatica inutile che ti avevo inflitto, come se fosse obbligatorio amare la montagna, salire e tacere, inzupparsi di sudore, ricalcare le orme degli altri. E riflettevo che il mio mondo sentimentale e culturale, in fin dei conti, è il lascito di un pugno di generazioni, un paio di secoli al massimo. Il mondo borghese con le sue promenade, i suoi knickerbocker, è appena un piccolissimo segmento della lunga retta della storia. In un montaggio neanche troppo fantasioso di miei ricordi diretti e di vecchie fotografie, vedevo le generazioni precedenti salire quello stesso sentiero, i miei genitori, i miei nonni, gli zii, la categoria delle marraine e dei parraine che radunava le parentele imprecisate e gli amici di famiglia. Quanto mi sono sentito obbligato anche io, lungo quella traccia trattante, quanto l'ho voluto e quanto ho dovuto. Salivo a testa bassa. Con il fiato corto ma regolare, era un camminare del tutto introverso, ormai disattento al cielo e al paesaggio, per quanto ero sprofondato nei miei pensieri. E tu? E tu, di colpo, senza che ne avessi avuto percezione, non eri più alle mie spalle. Mi sono voltato con qualche ansia, non sentendoti più camminare, e non ti ho visto. Capendo che mi ero distratto,
che ero riemerso da chissà quanti minuti rimuginanti e solitari, mi sono spaventato e t'ho chiamato ad alta voce un paio di volte. Nessuna risposta. In ansia ho fatto qualche passo in discesa per tornare a cercarti. Poi ho sentito la tua risposta. Sono qui! Rimbalzare tra i sassi, arrivando da lontano. Cercavo la tua sagoma più in basso, voltato verso il percorso già consumato, percorrendo con lo sguardo i lastroni di ardesia in mezzo ai quali l'esile traccia del sentiero si perdeva. Ti ho sentito ancora. Sono qui, papà! Udire il nome del padre nella sua forma infantile fece lievitare la mia ansia fino a mutarsi in spavento. Sentirmi chiamare papà è da lontano e in quella esposta porzione del mondo e in quella incerta dimensione del tempo dove la mia infanzia ancora galleggiava, quasi mi atterrì, come un'accusa, un richiamo all'ordine. Io, non altri, sono quelle due sillabe, io sono quello che deve, forse non vuole, forse non può, comunque deve. Confuso e sentendomi ingannato dalla quota e dalla vastità, ruotavo lo sguardo ovunque, perlustrando tutti i 360 gradi dei quali io ero lo sperduto centro. E finalmente ti ho visto. Eri in alto, molto più in alto di me, quasi un chilometro avanti, appena sotto la sommità del colle. Mi avevi sorpassato e seminato senza che me ne rendessi conto, immerso com'ero nei miei complicati rendiconti con i massimi sistemi. Sentii il fiatone all'improvviso opprimermi e le gambe pesanti, come se tutti i miei anni e tutti i miei passi reclamassero udienza tutti insieme. Sopra di te solo il cielo limpido, rarefatto dei 3000 metri, un blu cobalto che contiene il nero cosmico, ma quando è acceso dal sole diventa pura luce. Mi fermai a guardarti, meravigliato, infine emozionato. Salivi veloce, con un passo elastico che esprimeva destrezza, sicurezza, forse felicità, quella felicità che solo a dirla, in relazione a te e agli altri della tua tribù, le lacrime mi velano gli occhi. Mentre non ti guardavo, ti eri assestato le brache alla vita, stringendo la cintura, e a vederti da sotto adesso quasi volavi, con le tue gambe lunghe e le tue scarpe assurde, magro, alto, padrone del percorso, molto più in alto di me. Sei salito in pochi passi fino al colle. Quando la tua sagoma è arrivata a stagliarsi contro il cielo, colmo, ti sei voltato, hai levato il berretto da rapper e l'hai sventolato verso di me. Eri troppo lontano perché potessi vederti in faccia, ma so che sorridevi. Poi mi hai dato le spalle, ti sei calcato di nuovo il berretto in testa e in pochi passi sei scomparso dietro il ciglio grigio della montagna. Ti ho chiamato, aspettami! Ma non hai risposto, non mi sentivi più. Finalmente potevo diventare vecchio. Paolo Andreotti. Che facciamo? Basta. Grazie. Grazie. Continuate a leggere libri, per carità. Mi raccomando. La faccio adesso. Poi fare un altro pezzo.